Sono molto, molto deluso e ci dispiace perché volevamo cercare di chiudere la pratica il prima possibile, ecco. Ci siamo complicati la vita da soli e quindi ora dobbiamo uscirne da soli, come è giusto che sia. Niente, la partita non è andata come volevamo e indietro non si può tornare, quindi andiamo avanti. Nebil, nelle zone basse della classifica questa sconfitta e i risultati delle altre complicano un po' i vostri piani, perché comunque c'è grande traffico lì dietro. Sì, sicuramente sapevamo che c'erano e ci sono tante squadre che lottano con noi e quindi questa è una cosa positiva perché vuol dire che fino alla fine tutte le squadre avranno tanto da giocarsi. Normale che noi facendo punti oggi potevamo vivere queste 7 partite con un altro spirito. E non è andata così e ripeto, sono molto deluso, ecco. A parte le occasioni che sono state poche, è mancato qualcosa anche, soprattutto forse dal punto di vista dell'atteggiamento della cattiveria. Sì, non mi è piaciuto nel primo tempo il nostro atteggiamento dopo il gol subito e dopo è una cosa che purtroppo ci capita spesso di non reagire nei momenti di difficoltà e quindi dobbiamo cercare di lavorare ancora di più su questo perché l'episodio negativo non può condizionare l'intera partita e quindi dobbiamo cercare di migliorare e anche all'interno della stessa partita di azzerare subito dopo un evento negativo, ecco. Questi gol che arrivano a difesa schierata sono un po' paradossali, perché non si dovrebbe prendere gol, invece purtroppo arrivano. Sì, infatti anche oggi purtroppo se il primo gol non me lo ricordo, cioè non ero girato quindi non l'ho visto, me l'hanno spiegato un po' i miei compagni e quindi lo voglio rivedere prima di commentare, di dire cose senza senso, ecco. Dispiace perché comunque hanno fatto poco per farci gol e noi per far gol facciamo più fatica e quindi dobbiamo cercare di metterci di più, ecco. Ti aspettavi un approccio alla partita diverso perché a colpire è stato soprattutto il primo tempo, poi alla fine c'è stato il tentativo di reazione della squadra. Nel primo tempo invece si è visto un approccio inaspettato, ecco, a questa partita. Ma sì, come ripeto, secondo me i primi 10 minuti siamo partiti anche discretamente bene, abbiamo cercato di fare quello che ci aveva chiesto il mister, di muovere palla e fare superiorità sugli esterni, e ce la stavamo facendo, dopo l'episodio del gol è come se ci fosse cascato un po' il mondo addosso e quindi siamo andati un po' in difficoltà. E poi c'è stata la punizione del 2-0, dopo è stata ancora più difficile. Dopo nel secondo tempo abbiamo cercato di reagire e penso che la reazione ci sia anche stata, però un po' confusionale, ecco. Quella di oggi era la partita che avrebbe potuto dare di più, invece quella della Giana che partita sarà? Che partita ti aspetti? Perché adesso è cambiato tutto, come dicevamo prima. Mi aspetto una partita difficilissima come sono tutte le partite di questo campionato, perché veramente il campionato è di altissimo livello e tutte le squadre sono molto competitive. Il fatto che dopo ogni partita, diciamo, positiva, poi ce ne sta un'altra che fa ritornare un po' tutti con i piedi per terra, secondo te significa che questa squadra ha sempre bisogno di essere un po' pungolata, di rimanere sempre sul pezzo ai massimi livelli? No, è una cosa su cui ci stiamo lavorando e ci stiamo confrontando anche tra di noi perché in settimana sapevamo che di questa cosa qua e quindi volevamo cercare di non sbagliare per una volta la partita successiva, una vittoria. E quindi, ripeto, purtroppo è una cosa che ci caratterizza da inizio anno e è una cosa che è negativa perché non ci dà continuità di risultati, ecco. Vediamo, fa più male la caviglia o la sconfitta? La sconfitta, perché è una partita importante, sapevamo tutti che questa partita ci poteva cambiare anche il campionato, anche un pareggio sarebbe stato ottimo perché la Virtus Verona lo tenevi sempre lontano a 5 punti, quindi forse a noi ci piace stare nella merda.
l'unica cosa che ci resta è lottare fino all'ultima partita per essere fuori dai play-out, anche se abbiamo partite molto difficili e delicate. A questo punto però diventa una notizia positiva andare in trasferta, visto le ultime uscite. Le ultime uscite, una nota positiva sotto il punto di vista del risultato, perché a Bergamo non mi sembra che abbiamo fatto un'ottima partita, quindi speriamo che magari fuori casa ci va tutto bene e prendiamo qualche punto. I tuoi potevano essere due gol, perché sul primo gol annullato qualche dubbio c'è che non sia stato, che non fosse fuori gioco. No, secondo me non è per niente fuori gioco. Me ne sono accorto subito che ero in linea forse con due difensori, forse il guardalinea è stato talmente bravo a vedere un centimetro di fuori gioco, quindi non lo so, per me era regolare. Bisognerà insomma rimboccarsi le maniche di nuovo, lo chiedevo pure a Nebil prima, ogni volta che c'è un risultato positivo poi si torna con i piedi per terra. Evidentemente avete bisogno insomma di essere pungolati, non so. Sì, sì, quello che ho detto, ogni volta che facciamo una vittoria, la settimana dopo siamo punto e a capo. Evidentemente, come ho detto prima, ci piace stare sempre sott'acqua, in agonia. Secondo te manca qualcosa dal punto di vista mentale? Perché si ripetono poi queste situazioni, dopo una vittoria arriva una prestazione in eccelsa, oppure magari qualcuno ha pensato a un risultato superiore rispetto alla salvezza e è calato un po' l'attenzione? Ma penso che saremmo stupidi a pensare che qualcosa in più della salvezza, penso che saremmo veramente stupidi, perché come ho detto prima, noi dobbiamo lottare fino all'ultima partita per salvarci. Se qualcuno pensa che noi andremo a fare i playoff, forse ha sbagliato proprio indirizzo, secondo me. Ti aspettavi un approccio diverso, perché i primi 10 minuti il Teramo ha tenuto bene il campo, poi è calato un po' al momento del gol subito. Col frangente di gara te lo aspettavi diverso da parte della squadra, soprattutto la reazione dopo il gol subito, che in questo caso è stata negativa? Sì, mi aspettavo una reazione diversa, però abbiamo subito il secondo gol. Quando subisci due gol così all'inizio partita, poi è dura ribaltarla. E quindi il secondo gol penso che ci ha tagliato le gambe. Al Gorgonzola che partita ti aspetti? Che Gian Erminio ti aspetti? Mi aspetto un Gian Erminio che ha vinto 4-0 col Gubbio. E penso che sarà veramente una delle partite più difficili dell'anno. Penso che Gian Erminio è una squadra anche molto, una buona squadra, quindi sicuramente ci sarà da lottare su tutti i palloni se vogliamo uscire con un risultato positivo. La caviglia come va? No, non è la caviglia, ho insaccato il tallone dentro al terreno, quindi è un po' doloroso, però vediamo.